ciao a tutti gli amici dell'Orto Zio, ciao a tutti gli iscritti al canale, ci troviamo al frantoio per spremere le olive che ho raccolto e per fare l'olio d'oliva, spremuto a freddo, extravergine e biologico in questo caso perché le olive non sono state trattate. Allora, nel frantoio vedremo che le olive vengono prima separate dalle foglie e dalle altre impurità, la terra, e vengono lavate e poi vengono schiacciate e così si forma la pasta e la salsa, diciamo. Dalla salsa esce del liquido, il liquido viene separato, da una parte va, diciamo, la parte acquosa viene buttata via, mentre la parte oleosa viene separata, viene filtrata e ci abbiamo l'olio d'oliva macinato a freddo, buonissimo, fatto in casa. E vi racconto tutto prima perché c'è molto rumore dentro, molto più che qua fuori, e quindi conviene che non parlo. E adesso andiamo a vedere il mio olio. Ecco, qui viene messa l'oliva ancora da pulire, viene portata su da quel nastro trasportatore, viene soffiata dell'aria, viene lavata. In modo da separare le impurità. Qua già abbiamo l'oliva pulita. Ecco la salsa. Qua abbiamo la separazione dell'acqua e dell'olio. Eccole qua. A sinistra c'è la parte oleosa. Che viene appunto di nuovo filtrata. Ragazzi, altissima qualità. Ciao, alla prossima.